Ciao a tutti amici di Mountain Bike Radio, ben ritrovati a una nuova puntata. Oggi parleremo di cicloturismo in compagnia di Giuliana, che tra l'altro è un'amica di Luca Bosco, che ormai noi tutti abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare grazie alle sue chicche qui su Mountain Bike Radio. Tra l'altro vi invito a visitare i podcast che potete trovare nella sezione appunto podcast del sito www.mtbradio.it. Ma bando alle ciance, veniamo subito a Giuliana. Ciao, come stai? Tutto bene? Ciao, grazie, grazie dell'ospitalità e di questo grande invito. Io non sono così esperta come Luca e quindi mi dovete porre ad un livello diverso, perché lui fa centinaia di chilometri in bicicletta e mountain bike. Io sono un'albergatrice, quindi ho degli spazi di movimento un po' più limitati dei suoi. Appunto per quello, ma lui ci ha consigliato te proprio perché sei ben radicata sul territorio, mi raccontava i mille progetti legati al cicloturismo e noi proprio di quello che volevamo parlare. Di solito parliamo di mountain bike e con Luca abbiamo parlato tanto della storia della mountain bike, del Matayur, delle varie dannate zone mountain bike, ma non abbiamo mai parlato nello specifico di tutto quello che è il cicloturismo, sia mountain bike che in bici da strada, piuttosto che comunque il backpacking, il gravel, insomma tutto quello che può essere utile nel Friuli Venezia Giulia. Innanzitutto, Giuliana, tu di cosa ti occupi? Io ho un albergo Udine, che è una città di provincia, proprio nel cuore del Friuli Venezia Giulia, che è questa regione a nord-est, che è un po' dimenticata nella geografia turistica, giustamente, perché siamo arrivati ad affrancarci turisticamente soltanto da una quindicina d'anni circa. Da quando appunto siamo, diciamo, definitivamente usciti da quella che erano i postumi della guerra fredda, perché il nostro è una regione che insomma è sempre stata strategica nei decenni passati e quindi aveva una forte militarizzazione anche di caserme, di presenza proprio anche di militari storicamente, e quindi siamo la sede per esempio delle Frecce Tricolori, quindi è un comando molto importante, anche di gran pregio, che vantiamo sul nostro territorio. Abbiamo una base aerea ancora, la base di Aviano, degli statunitensi, quindi insomma questo dimostra che nel passato siamo stati comunque anche zona di grande presidio. Ovviamente poi con la caduta del muro di Berlino tutte queste cose sono andate a sciogliere molti vincoli e anche a liberare molti spazi e quindi diciamo, ad avviare anche una stagione di turismo, di crescita, di voglia di promuovere il nostro territorio. E quindi con la nascita dell'Agenzia Regionale di Promoturismo si è cominciato a parlare non soltanto del mare, che era diciamo, tradizionalmente famoso come Adriatico, quindi Vignano, Grado, ma ci si è insomma, guardati anche un po' nell'entroterra e quindi anche le città si sono cominciate ad animare di eventi e di altre iniziative, e anche gli operatori turistici hanno cominciato insomma ad organizzarsi diversamente in modo molto moderno e molto innovativo, guidati appunto da questa agenzia. E quindi se diciamo dagli anni 80-90 noi esistiamo come albergo dal 1987, quindi il primo grande evento che la città, il Friuli, insomma, ha vissuto ai tempi è stato quello dei mondiali di calcio, no? Degli anni 90, che insomma, hanno lanciato un po' i grandi eventi sul nostro territorio. E di conseguenza vivevamo sostanzialmente di turismo business, di turisti, di viaggiatori d'affari e poi di un viaggiatore di transito soprattutto, no? Che entrava dal nord, da Tarvisio per poi scendere lungo l'Italia ad andare verso destinazioni appunto più blasonate. Però poi appunto qualche anno fa è successo che anche la collaborazione transfrontaliera tra questa regione, che insomma è appunto al confine con l'Austria e con la Slovenia, ha beneficiato anche di queste iniziative a livello europeo, di questi progetti europei che appunto incentivavano la collaborazione transfrontaliera e in questa che è la zona dell'Alpe Adria. Ed ecco che quindi l'intuito di alcuni politici, anche di stakeholders, insomma,
lato austriaco e dal lato nostro regionale, è nata un'infrastruttura vera e propria che è la ciclovia europea dell'Alpe Adria, che parte da Salisburgo, quindi in Austria, scende per 200 km in territorio austriaco, entra in confine, che non c'è più confine, in Italia da Tarvisio e scende fino al mare. Quindi è un'infrastruttura che ha regalato un'alternativa alla famosa ricerca dello sbocco sul mare che tutti, diciamo, l'area germanico-tedesca ha da sempre cercato, lo propone anche in termini di vacanze, lo propone anche a due ruote. Lo propone anche a due ruote. Esatto, lo propone anche a due ruote perché questa infrastruttura ha creato diciamo un flusso di cicloturisti in crescendo negli ultimi anni, tant'è che insomma in una delle prime tavole di lavori che gli operatori anche nella nostra regione hanno avviato, allora il nostro direttore dell'agenzia disse: questo cicloturismo ci è scoppiato in mano, perché nessuno pensava a dare dignità anche a questi, no, a questi turisti della bicicletta. Devi pensare che appunto da noi, nella nostra regione, a me che ho un albergo a Udine, l'Hotel Sweet Inn, chiedevano spesso anche gli amici, dice, ma che cosa vengono a fare a Udine? Non c'è mica niente da fare, da vedere. E invece questo pregiudizio è scalfito dal fatto che adesso ad occhio nudo ci sono in certi mesi e ad ogni ora, perché anche con le calure più cocenti, si notano questi attraversamenti della città, ma anche fuori dalla città, no? Quindi tutto lungo l'Alpe Adria, si vedono questi cicloturisti anche vestiti in modo anche molto colorato, quindi ci sono dei tratti della ciclovia che sono proprio paralleli alla strada, quindi sono esclusivi, però l'automobilista nota in viaggio accanto a sé questi cicloturisti che pesano su questi pedali, soprattutto nella parte in pianura, no? Perché chiaramente qui bisogna guadagnarsi il mare. Ma parlando un pochino più di territorio, cioè sì. Se un cicloturista approda in quel di Udine, cosa che può trovare? Quali sono, tra virgolette, le aree più interessanti vicino a Udine da visitare sia in bicicletta che anche non? Ecco, noi abbiamo come albergo, ma anche con diciamo una filiera che si è sviluppata per dare interesse a questo prodotto, abbiamo voluto appunto cercare di progettare anche dei servizi e degli alert ulteriori per coloro che scendevano lungo questa Alpe Adria, perché è vero che ci sono ciclisti, insomma cicloturisti anche che fanno la prima vacanza in bicicletta proprio per la facilità di percorso, ma ce ne sono tanti che usano dei tratti poi per crearsi la loro vacanza in bicicletta, quindi sono degli individuali anche un po' più rodati anche in termini di chilometraggio, no? che riescono a coprire, e da lì appunto volevamo assolutamente con alcuni appunto operatori riuscire a creare dell'interesse per i cosiddetti percorsi a Margherita, quindi fare Perno su Udine, che è un nodo anche importante per il ritorno. No, per chi parte da Salisburgo e lascia magari l'auto o noleggia lì le biciclette, il ritorno normalmente è da Udine in treno appunto fino a Salisburgo. Quindi perché non usare anche magari uno o due giorni in più per così esplorare appunto le nostre aree, che proprio perché sono state per molto tempo vincolate appunto per ragioni militari, oggi regalano un territorio che è ancora molto autentico, molto anche un po' con dei lati selvaggi, in particolare appunto le aree dove di cui vi avrà parlato sicuramente Luca nelle puntate precedenti. Le vallate del Natisone ci ha parlato. Sì, regalando davvero delle esperienze, anche
la possibilità di oggi di interscambiare di solito la bicicletta con cui normalmente si può viaggiare, addirittura con una city bike, alcuni fanno l'Alpe Adria, però è possibile intercambiare anche il mezzo e godersi le valli del Natisone, che regalano anche delle pendenze importanti, dei dislivelli, insomma, che possono essere affrontati oggi anche con l'e-bike. Quindi, per esempio, abbiamo provato tutto questo con degli amici norvegesi che abbiamo invitato e che abbiamo spostato anche grazie a questa mobilità del treno, no? Quindi l'intermobilità della bici con il treno, che regala la possibilità di anche spostarsi da Udine fino alle valli e quindi fino a Cividale, poi partire per un anello da Cividale lungo le valli, entrando nelle valli, piuttosto che andare fino a Cormons in treno, e da Cormons, che è una nota, diciamo, località, punto di riferimento, capoluogo di quella che è la nostra area vitivinicola, partire per, diciamo così, affrontare delle salite anche lì importanti, perché siamo in una zona collinosa, e però avere degli scenari, dei panorami e anche delle strade a bassa densità, per cui si crea un percorso di una giornata con ovviamente soste enogastronomiche strategiche. E tra l'altro Udine Cividale è collegata anche benissimo col treno, se non erro c'è un Esatto, neanche. Io ti ho mandato anche un video, magari sei riuscito a vederlo. Anche questa nostra, diciamo, intuizione da locals è stata confermata dalla presenza per 3 anni consecutivi di un grande campione della mountain bike downhill, che è Timo Pritzer, questo campione mondiale della Germania, che noi abbiamo invitato in occasione della Bike Night, di cui magari poi parliamo. Ecco, in questo evento lui si è regalato, soprattutto nelle ultime 2 edizioni, alcuni giorni di vacanza, e lui si spostava tranquillamente con una delle nostre city bike da città, quindi lo vedevi partire anche. Il grande. Andava in stazione, prendeva il treno Udine Cividale, e da lì poi addirittura con queste biciclette, insomma, è una bicicletta da noleggio, però insomma un fornitore, il nostro fornitore è comunque un fornitore anche di un marchio importante italiano che ce le ha procurate, e quindi arrivava fino alle valli del Natisone, da Cividale entrava e andava a fare il bagno in uno di questi fiumi, perché una delle cose belle è proprio anche la presenza di molta acqua nella nostra regione, e con i giusti consigli di Luca e di altri ragazzi che poi lo hanno incontrato proprio e hanno fatto un giro con lui sul Matajur, gli hanno dato delle dritte, e lui praticamente ogni anno che viene per la Bike Night chiede di avere 2 o 3 giorni liberi, perché deve andare al fiume. Quindi gli piacciono tantissimo i nostri fiumi balneabili. E tra l'altro ricordo un aneddoto molto simpatico che mi ha raccontato Luca, che questo personaggio così folle tedesco era in video, cioè dovevano svolgere un video insieme a Pier Francesco Macchi, e talmente lui saltava bene e forte ed era talmente bravo che ogni volta usciva dall'obiettivo mentre cercava. Sì, infatti è poi il video che ti ho mandato, perché quando io ho conosciuto, diciamo, ho invitato la prima volta Timo, tutto è nato proprio per un progetto che voleva dare forza a queste prime edizioni della Bike Night. La Bike Night, magari tu non so se lo conosci, è una manifestazione itinerante sostanzialmente, che alcuni ragazzi di Ferrara hanno progettato con l'idea di in diverse destinazioni. Adesso ci sono addirittura 6 edizioni in giro per l'Italia, da giugno a settembre, sono arrivati da noi a proporla anche a Udine, proprio sull'onda del successo dell'Alpe Adria. Solo che normalmente, appunto, chi fa l'Alpe Adria viene da nord e va verso sud, quindi dai monti al mare. Loro cercavano invece un percorso da 100 km che fosse alternativo rispetto alle altre tipologie di Bike Night, e qui invece appunto la facciamo da Udine a Tarvisio, quindi in salita e nella notte. Quindi è un'avventura
più mountain bike che bici da strada, perché comunque i percorsi sono prettamente sterrati, possono essere anche fangosi. L'anno scorso abbiamo rischiato una tempesta d'acqua per tutta la durata della nottata, e la cosa, diciamo, un po' poetica è che parti alla mezzanotte dal centro della città, quindi il format è uguale per tutte le città. In questo caso si parte da Piazza Libertà a Udine e si risale lungo l'Alpe Adria, attraversando Venzone, che è uno dei borghi simbolo. Abbiamo da qualche giorno, il 6 maggio, abbiamo ricordato l'anniversario del sisma del 76 che colpì Venzone, e quindi si ripassano invece quei luoghi che adesso sono rinati completamente e sono, insomma, il fiore all'occhiello dell'operosità e della tenacia del popolo friulano in quel caso. E poi si sale su fino alla stazione di Chiusaforte, che proprio grazie all'Alpe Adria ha vissuto una completa rinascita. Quindi c'è questa piccola stazione di una località che era appunto ricca e florida negli anni 80 con la presenza dei militari, e che ha vissuto un momento di depressione quando si sono svuotate le caserme, e oggi rinasce come centro di aggregazione e di socialità grazie appunto ai tanti turisti anche austriaci, soprattutto della Carinzia, che anche la domenica, anche, diciamo, soltanto in giornata, svalicano e arrivano fino a Venzone per poi usare il treno per tornare a fine giornata a casa, in sostanza, in Austria. Quindi questo è stato un po' la cornice anche di un evento che è stato in qualche modo suggerito dall'Alpera, che si è aggiunto all'offerta così di ciclismo urbano e non urbano. Passando un attimino invece all'offerta per, diciamo così, gli amanti della bicicletta, delle ruote grasse, ossia i biker. Sì. Cosa può offrire il Friuli secondo te? Beh, sicuramente adesso in questo momento l'offerta più anche strutturata dal mio punto di vista è quella che abbiamo anche portato alle fiere, perché i ragazzi della Natisone Outdoor hanno fatto delle bellissime brochure che sono fruibili e presentabili al mercato. Tra l'altro potete vedere qua. Bravo! Scusatemi, la giro. Esatto, e quindi quello è, le hanno mappate perfettamente, e noi le abbiamo anche appunto mostrate anche in fiera e anche ai turisti che passavano di qui, proprio che volevamo agganciare per una due giornate di più. Quindi anche la varietà che c'è nelle valli di Natisone, che poi sono, è una vallata vergine, ci sono tante persone molto, molto predisposte, insomma, anche a voler crescere, a voler mantenere anche vive queste località, che sono poco densamente abitate, quindi i paesini hanno bisogno di avere anche l'aiuto del turista per diciamo, aumentare anche un po' l'economia locale. E poi sicuramente delle iniziative nuove ci sono anche dall'altra parte, verso San Daniele del Friuli. Non l'abbiamo citato, San Daniele del Friuli non è soltanto la località di produzione del famoso prosciutto, però è anche lì una zona che si raggiunge scollinando, andando su e giù in questi percorsi, la famosa strada dei Castelli e del Prosciutto, che da Udine sale fino a San Daniele, va oltre, e lì regala anche dei lungo fiume, quindi ci sono anche delle manifestazioni un po' più di nicchia. Per i percorsi di mountain bike, quindi ci sono da giù fino da San Daniele fino alla zona di Codroipo, quindi ci sono delle tracce, diciamo così, che però non sono così mappate, quindi lì magari ci vuole anche qualche conoscenza locale per andare a... ci sono comunque delle guide che svolgono questo mestiere di professione. Sì.
Sì. Diciamo così, appunto, questo interesse per creare un prodotto insieme è dato dal fatto che si vuole creare una massa critica. Noi siamo comunque da questo punto di vista ancora, stiamo parlando del cicloturismo dell'Alpe Adria, ha già prodotto decine di migliaia di turisti, quindi ha Ah, creato ottimo. subito un prodotto. Sì, un paio di anni fa il contatore, non ho i dati aggiornati perché poi e questo contatore ha funzionato e non ha funzionato, per cui Però insomma, occhio nudo si questo anno non mi capisce. voglio prendere la responsabilità di dare un dato che non posso confermare, però diciamo le ultime 2 anni fa le misurazioni erano a 75.000 passaggi, quindi Anno? sì, in un anno, sì. Però. E non sono neanche completi perché appunto non è soltanto quello il punto in cui arrivano, perché poi Certo. ci sono adesso delle nuove ciclabili, anche la parte adriatica e quindi anche la Parenzana che poi comincia da Trieste, quindi le persone che l'hanno fatta già una volta già cominciano a prendersi anche degli spazi ulteriori, quindi la usano magari per arrivare fino a Udine, poi da Udine aprono a destra o a sinistra, proprio perché c'è la vicinanza anche con la Slovenia, quindi anche dall'altra parte, chi ha gambe, insomma, affronta questa triangolazione anche con la Slovenia, il lago di Bled, ne viene fuori una vacanza veramente interessante. Quindi In anche noi giro l'abbiamo. giorni e giorni. Sì, ci puoi fare un sacco di cose. E anche e soprattutto avere paesaggi molto diversi. Perché la nostra è una regione appunto piccola che regala montagna, collio, pianura, mare, quindi insomma ci si può inventare veramente una diversa, un bouquet di giornate molto diverse. Ma invece adesso stiamo registrando questa puntata in pieno fase di riavvio, per Lockdown. così dire. Cioè, siamo in un momento un po' critico, nel senso che siamo appena usciti dalla fase 1 del Covid, adesso siamo nella fase 2. Tu come la vedi? Nel senso, avete già in mente qualche progetto, qualche evento? Se tutto andrà bene a giugno, luglio, agosto, settembre? Cioè, come hai intenzione di affrontare questo periodo? E soprattutto, come Guarda, sarà secondo te l'offerta dopo il Covid, quindi si aprirà mi un posso nuovo dare canale. dei dati aggiornati? Allora, io primo, questo, diciamo, per noi come albergo, abbiamo puntato albergo di città, tra l'altro, quindi abbiamo cercato di declinare la presenza della bicicletta nella nostra proposta. Sia come appunto la city bike che può prendere anche chi viaggia per affari e vuole farsi un giro per la città la sera, ed era comunque molto apprezzata la nostra proposta. Questa è la prima. Poi la proposta della bicicletta come diciamo mezzo di esplorazione dei dintorni. Anche quella è una proposta comunque un po' più filosofica, se vuoi, concettuale. Però la possibilità appunto di essere riconosciuti anche nel club di prodotto che la nostra regione come Promoturismo ha, quindi un bike friend hotel, un bike hotel con dei servizi che sono comuni ovviamente a questo tipo di a questa tipologia di albergo, quindi fornendo l'assistenza, il lavaggio degli indumenti, il lavaggio della bici, una ciclofficina, o comunque abbiamo noi anche in città abbiamo delle ciclofficine molto disponibili che sono anche intervenute e sul posto, anche quando c'erano dei Immagino. cicloturisti poco avvezzi a cambiare anche un copertone, Vabbè, no? Quindi sì. sì, questo lo hanno apprezzato tantissimo. Per cui la vacanza in bicicletta, secondo me, adesso è un momento storico dove, se prima era una delle proposte, adesso ci puntiamo proprio il gettone, l'unico gettone che magari quest'anno possiamo permetterci di giocare in termini di comunicazione, e lo vogliamo fare a maggior ragione perché riteniamo che uscendo da questo lockdown, da questo periodo di chiusura, c'è bisogno di natura, c'è bisogno di contatto, c'è bisogno anche di sicurezza. E questa sicurezza, sicuramente in questo momento viene quando si è
possibilmente indipendenti con il mezzo di trasporto, quindi sì, ci sarà molta auto per gli spostamenti, ma noi abbiamo fiducia che ci sia invece anche un grande esempio da parte di paesi che sono molto più già evoluti sull'utilizzo della bicicletta. I nostri appunto amici noleggiatori ci dicono che in Slovenia, che è già riaperta da qualche giorno in più rispetto all'Italia, c'è stato un boom di vendite per le biciclette. E quindi noi non vorremmo che la bicicletta, che adesso magari viene ad essere un bene rifugio per non prendere il bus o il mezzo, diciamo, pubblico per muoversi in città, poi venga riposta in garage e dimenticata. Crediamo di poter agire anche su questo elemento psicologico che adesso pesa, per fare un click in più, quindi non soltanto la bici per muoversi in città, ma usarla anche per una vacanza in bicicletta, che è una vacanza anche accessibile, quindi guardando anche alle finanze, insomma, alle disponibilità economiche, che magari non saranno le stesse che pensavamo di poter avere all'inizio di questa situazione, anche per una famiglia, insomma, la vacanza anche in quattro in bicicletta può essere sicuramente affrontabile rispetto magari ad altre tipologie. E i dati che ci danno anche oggi i nostri amici oltre confine, quindi le agenzie specializzate che anche spingono questo tipo di prodotto in Austria e in Germania, ci dicono che anche lì tanti tipi di vacanza sono stati cancellati e riprogrammati per l'anno prossimo. Quelli che vogliono fare una vacanza in bicicletta sono ancora convinti di poter venire, quindi hanno posticipato, tengono la speranza accesa anche per noi. Speriamo. Ma invece una domanda legata più al territorio italiano. Sì. Cioè, per esempio, ci sono, che tu sappia, delle ciclabili, dunque dei progetti? Facciamo un esempio, il turista di Milano piuttosto che di Torino, piuttosto che del centro Italia, no? Che magari vuole cogliere questa occasione, visto che probabilmente uscire dall'Italia non sarà proprio così scontato immediato, no? In quest'anno. E magari dice: guarda, se tutto va per il meglio, potremmo muoverci da regione a regione a luglio, agosto, allora dai, prendo sulla bicicletta e parto da Torino, facciamo un esempio, e facciamo con l'autostrada, facciamo Torino-Trieste. Ci sono delle ciclabili o comunque dei progetti che collegano città a città, oppure non so, anche Napoli, Trieste, cioè qualche progetto del genere? Ti chiedo proprio da persona che ammira questo tipo di turismo, ma chi mi segue sa che bene o male ho sempre praticato enduro, mountain bike, mi piace pedalare, pedalo spesso, però non sono tanto informato su questo settore, ed è proprio il motivo per cui magari volevo provare a interpellare anche te, che appunto sei così dinamica su questo settore legato al cicloturismo. Mi dai un assist importante per ricordare un progetto, e così anche aiutarlo a lanciare un progetto di degli amici della FIAB, ma anche di amici di Verona, che ho conosciuto anche più approfonditamente all'ultimo Cosmo Bike, che sono andata a curiosare, ed è un progetto molto che nasce dal basso, proprio da persone appassionate della bicicletta, e si chiama AIDA, Alta Italia da Attraversare. Okay. Ed è un percorso che, diversamente appunto dall'Alpe Adria, che per noi viaggia da nord a sud, questo ci porta a collegare l'arco italiano del settentrione, in sostanza, da regione a regione, quindi da ovest a est. E, credo che il progetto sia stato anche molto ben divulgato, c'è stata una bella campagna di Adotta un chilometro, che si è completata lo scorso dicembre, e aveva, insomma, portato anche a compimento questo target di raccolta di 30.000 euro, credo che siano arrivati poi a 40.000 addirittura, per finanziare proprio i roadbook di collegamento da città a città. Ci sono circa, non credo di sbagliare sui numeri, perché non sono tanto brava a memorizzare questi numeri, ma sono circa 200 comuni che poi questa via attraversa, quindi è un bel progetto anche di
di coesione che è importante per un'Italia che tra l'altro è una nazione che non nasce con una grandissima cultura della bicicletta. La bicicletta sportiva sì, perché abbiamo tantissime manifestazioni, mamma mia, importanti, il Giro d'Italia che doveva passare anche da noi adesso a maggio e che ci mancherà, ma speriamo di recuperare, almeno le notizie ce lo danno ad ottobre, però da un lato appunto invece della convivenza dell'auto con la bicicletta anche nei centri urbani, anche fuori, insomma, ci sono tanti tanti episodi che dimostrano invece che è stata molta più educazione all'auto che non alla bici, e anche nella nostra città ci sono delle problematiche di convivenza, di educazione stradale, no? Sembra quasi che appunto la strada appartenga soltanto all'automobilista, in realtà la strada appartiene a tutti, bisogna rispettarsi perché ci sono diverse tipologie di mobilità, da quella dal mezzo pubblico all'auto privata, alla bici, ciascuno di noi può essere tutte e tre le cose, insomma, no? Perché io uso il treno, vado in bicicletta e sono anche ovviamente un automobilista, non è che non lo so. Una di cose nel mondo globalizzato. Bisogna... Esatto, quindi si tratta di cambiare il cappello e il mezzo e provare a rispettarsi. Quindi se usi la bici molto, molto spesso fai in mente locale su quello che dovresti fare di più e meglio quando sei alla guida dell'auto. E quindi anche usare una segnaletica. Io ho avuto un'esperienza molto bella l'anno scorso a una masterclass a Copenaghen e devo dire che se frequenti quel mondo per 5-6 giorni, anche da residente, capisci come appunto la segnaletica anche manuale che viene utilizzata sulle bike lane qui manca del tutto, quindi abbiamo ancora delle tante cose da scoprire e da poter fare. E questa potrebbe essere una buona occasione, perché appena usciti dal lockdown qui si sono popolate le biciclette, quindi è un bel segnale, cerchiamo di mantenerlo vivo in questo nuovo mondo che vogliamo in qualche modo migliorare rispetto a quello che magari era la normalità di prima. Si parla di una nuova normalità, quindi la bicicletta potrebbe essere davvero una nostra grande amica. È proprio quello che ho notato anch'io, sia il discorso di come è percepito il cicloturismo, ma proprio la cultura della bicicletta come mezzo, oltre che dello sport all'estero. A riguardo di un esempio che hai fatto, mi ricordo quando abitavo in Svizzera, per esempio, che c'erano proprio le famiglie con tutti i vestiti, con i gilet per farsi riconoscere, il caschetto, che accompagnavano i bambini a scuola. Da noi, se esatto, non c'è il SUV che ti lascia davanti alla scuola, quasi non c'è nessuno. Generalizzo molto. Sì, però... perché forse anche l'amministrazione non ha reso possibile, tante volte appunto è il cittadino anche che ha bisogno di essere incentivato. O per noi, per esempio, credo che il problema anche del SUV sia dato dal fatto che le città sono anche molto cambiate, si sono molto riempite di auto. Io ho 49 anni, io giocavo in bicicletta sulla strada, tranquillamente in mezzo alla strada. I bambini hanno cambiato anche molto la loro vita, no? Anche da un punto di vista degli impegni. Quindi il fatto della sicurezza del genitore che porta il figlio a scuola è dato anche dal fatto che magari non ci sono state politiche di bici, bus e anche di pedibus, insomma, che ci sono magari nelle piccole cittadine di provincia e non sono invece incentivati nelle grandi città per una serie di altre situazioni. Quindi anche l'amministratore locale, chi governa le città, chi governa i territori, deve poter stimolare, no? Ti ho fatto l'esempio dell'Alpe Adria, che cosa ha prodotto. È chiaro che l'Alpe Adria viene utilizzata poi anche da noi residenti adesso, perché la domenica ti prendi la bicicletta, te ne fai un tratto e lo fai molto in tranquillità. Quindi bisogna incentivare anche la possibilità di usare la bici. Deve partire un po' giustamente, come suggerisci, dalle amministrazioni favorire anche. Sì, dobbiamo anche stimolare anche la vestizione della città, per esempio, no? Per cui anche qui ci sono anche delle azioni che noi cerchiamo di fare a livello di arredo urbano, perché anche il turista che arriva e vuole fare le foto nella nostra città deve avere la possibilità di lasciare la bici, di solito la lascia anche perché non trova una rastrelliera, non trova un posto dove parcheggiarla, e questi tipi di turisti hanno con sé i propri averi, insomma, no? Hanno le sacche da viaggio, quindi sono anche molto ingombranti e vogliono mantenerle a vista, quindi magari nei luoghi dove
facilmente si fermano, anche i commercianti possono essere incentivati ad avere anche quel tipo di utenza che si ferma a bere a mangiare il gelato, a bere una bibita fresca, quindi anche questo devono essere segnali di accoglienza, no, della città anche rispetto ad un nuovo flusso turistico che poi porta all'economia diffusa. Hai fatto proprio degli esempi miratissimi, cioè che alla fine sono delle cose che per noi che andiamo in bicicletta sembrano banali, ipotizzo, trovare una rastrelliera, dici cavolo, arrivo lì, lascio la mia bicicletta, magari gli metto il lucchetto, entro, mangio il gelato ed esco. Sembrerebbe una cosa banale da qualche centinaia d'euro, magari anche meno se trovi l'occasione. Però effettivamente farlo entrare nell'ottica di determinate amministrazioni, ma proprio non sembra così scontato. Infatti quello che mi dicevi prima anche della FIAB, ho avuto modo di partecipare a una riunione ad Arona, io sono del Lago d'Orta, Lago Maggiore, e conosco la FIAB di Arona tramite la Loretta, che è una ragazza che si è data molto da fare proprio su queste battaglie. E capisco cosa vuoi dire e capisco anche l'importanza di avere un'associazione unita, tra virgolette, lotta, per così dire, per farsi sentire. Sì. Esatto, quindi adesso potrebbe essere anche il momento di, queste sono anche tante persone che hanno grande, grande passione, lo fanno anche a base volontariato, quindi diciamo l'adozione da parte di questi progetti dal basso è molto importante, perché sì, lì non c'è guadagno, c'è un miglioramento della vita per tutti, anche perché oggi abbiamo scoperto insomma quanto è importante, no? Mantenersi in buona salute. Adesso sicuramente tu hai un fisico da sportivo, io non ho un fisico da sportivo perché ho smesso di dedicarmi, diciamo, delle cine, non posso uscire 5 ore a fare dei percorsi, però facciamo una vita diversa, no? Però una retta tutti i giorni e io consiglio esatto, quindi anche soltanto la mezz'ora per andare da casa al lavoro e ritorno è comunque un esercizio, quindi non serve essere identificarsi nello sportivo della bicicletta come quello che si veste e ha la bici da strada parcheggiata in garage anche di migliaia di euro, però ci può essere anche, ci sono tanti tipi di fruitori della bicicletta e tanti modi di usare la bicicletta, quindi dall'essere compagna del commuter, no, di chi va dalla USA per fare quei 3-5 chilometri al giorno da casa al lavoro e viceversa, già costituiscono, e poi il benessere, perché quando tu viaggi e pedali, sei comunque, godi di una libertà, godi di questo equilibrio che devi mantenere sulla bicicletta, e questo equilibrio che oggi trasferiamo nella necessità di recupero che abbiamo post-lockdown può molto aiutare anche da un punto di vista dell'umore, della sensazione di essere anche dentro la dimensione, no, natura, anche con molta facilità, non serve poi appunto fare tanti chilometri. Noi siamo fortunati qui in Friuli, perché ovviamente anche noi facciamo pochi chilometri e stiamo nella natura, Udine è comunque circondata dai campi, per questo invitiamo poi a scoprirci. E poi, insomma, chiaramente un minimo movimento è il minimo che il nostro corpo richiede, ma anche per mettere in moto anche le endorfine la mattina. Quindi magari siamo un po' pigri, però dobbiamo vincere questa Ma è pigrizia un'abitudine che serve. e prendere l'abitudine. E poi appunto è anche un modo adesso in queste domeniche che sono le prime a dove possiamo uscire anche adesso, no? Che ci hanno dato prima i 200 metri, poi i 500 metri, rivedere poi le famiglie che si appropriano della strada perché ci sono molte meno macchine in giro e il nostro centro storico era pieno di famiglie, tutto in bicicletta, quindi anche questa modalità insomma, anche lì nasce la cultura. Se metti il tuo figlio in bici, no? E cresce in una modalità diversa, non dipendente soltanto da un mezzo soltanto, non ti aspetta se devi andare a trovare gli amici, può prendere la bici o andare a piedi, insomma. Che non fa male, ritornare Non delle fa strade. male, no? Ecco, sono delle piccole cose che magari delle piccole economie di movimento che uno non ci pensa.
ti ripeto, poi chiaramente io parlo da fortunata, perché da noi c'è un territorio che non è così densamente popolato, però io lo faccio anche quando vado a Roma, vado a Milano, cioè mi faccio tanti chilometri, credo che li facciamo tutti anche quando andiamo in visita alle capitali estere. Ecco, penso che non possiamo permetterci magari di fare organizzare degli spostamenti prendendoci un po' di tempo in più e godendoci un movimento comunque sano. Giuliana, noi abbiamo raggiunto la nostra mezz'oretta della trasmissione. Sì, è volata. Io davvero ti ringrazio perché abbiamo toccato un sacco di punti molto interessanti. Tra l'altro, se sei d'accordo, qua sotto nelle descrizioni metteremo anche tutti i vari link, anche del progetto della ciclabile che collega est e ovest, se c'è un sito internet. Volentieri, facciamo un regalo ai nostri amici. Di tutte le varie attività di cui abbiamo parlato, appunto le troverete qua nella descrizione del podcast, del video su YouTube e sul post di Facebook, perché veramente anche quello ultimo Pritzel metti? Certo, ecco, perché lui è stato carinissimo, si è reso disponibile e fa ed è secondo me la sintesi perfetta dello sportivo, della bicicletta, perché lui è veramente un atleta anche da un punto di vista dell'alimentazione, che fa yoga per ciclisti e che va anche in giro in bicicletta, poi si butta nel fiume delle valli del Natisone del nostro caro amico Luca. Ma tra l'altro, giusto l'ultima domanda, poi davvero sì, ti lascio andare. Ma organizzate qualcosa continuo da voi in hotel? Cioè, ipotizzo qualche giornata? Sì, noi abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo aggiunto anche questa masterclass di una giornata in mountain bike con Timo, per cui lui è partito per il vicino bike park di Gradisca Gora, organizzato con uno dei nostri partner appunto di filiera, che ha la possibilità di fare transfer anche delle bici, per cui sono partiti dall'hotel con le bici, con il carrello, sono andati su con gli altri che facevano la giornata con Timo e poi sono tornati. E poi sempre in occasione della Bike Night, che è ancora ferma, quindi il 18 luglio a Udine, per il momento abbiamo tutta la volontà e la tenacia di mantenere la data della Bike Night, speriamo che appunto ci siano anche le condizioni per avere anche quest'anno, come quarto anno consecutivo anzi, le lezioni di Timo di yoga per ciclisti. Tra l'altro poi l'anno scorso proprio Pierfrancesco Macchi, che hai citato, che è stato l'autore del video, lui l'ha fatto per 2 anni e ha appassionato anche alcuni altri atleti, anche chi fa triathlon. È stata avviata una classe di yoga con dei movimenti che chiaramente, con delle pose, delle asana che sono specifiche per tenere in flessibilità, in equilibrio, quelle parti del corpo che sono più sollecitate da chi va in bici. Mi hai dato, adesso ho capito tante cose. Sì, diciamo, ti aspettiamo all'Hotel Sweet Inn, che fa, insomma, è la base come albergo della Bike Night, perché insomma siamo dei forti sostenitori, perché è una manifestazione molto carina, proprio perché anche c'è questo aspetto, no, di obiettivo personale. Perché parti dal piano e sali, e ci sono delle bellissime storie che poi negli anni si sono create in questa. Poi ci sono anche i ristori, per cui anche quest'anno c'è già il programma, un ristoro molto importante in una di questi piccoli paesi, insomma, persi nella nostra pampa, ma che poi hanno già accendono le luci a mezzanotte, quindi ristorano alla mezzanotte, all'una. Passano di lì, per cui c'è questo bel ristoro, e poi si sale ancora verso Venzone su fino a Chiusaforte, quindi dovete per forza venire, insomma, non potete mancare. 18 luglio, giusto? 18 luglio. Chiaramente, nelle descrizioni troverete anche il sito dove trovare Giuliana, il suo hotel, quindi per qualsiasi news, visto che non, insomma, siamo in un periodo un po' particolare dove viviamo le notizie ogni giorno in maniera diversa, insomma, così. È tutto molto liquido, certo. E consiglio sempre comunque di visitare i vari siti che scriveremo qua nella descrizione, proprio per essere aggiornati, perché oggi abbiamo delle informazioni, domani punto di domanda, quindi è meglio restare aggiornati e cercare di essere molto. Ma di sicuro non rimarremo fermi, vero? No, non Quelli si che può. vanno in bici non sono mai fermi. Non si può, in questo periodo qua proprio è sconsigliatissimo.
Quindi movimento di idee e movimento di piedi. Grazie mille Giuliana, davvero. Grazie. Noi ragazzi non ci resta che grazie Stefano. Alla prossima puntata, seguite sempre MTV Radio, i canali di rustic.it, ci trovate su Facebook, su Instagram, su YouTube, insomma, su tutti i principali social network. Detto questo, vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e vi diamo appuntamento alla prossima puntata ogni lunedì alle 20:30. Ciao a tutti! Ciao!